Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andronico 91 su Inazuma Eleven 3, lampo folgorante, ed oggi si va nell'area giapponese per allenarci. Dopo aver subito una pesante sconfitta da parte dell'impero, oddio pesante, insomma, è pesante che fosse una sconfitta, non è pesante il fatto che ci abbiano fatto solo due gol contro uno dei nostri, segnato tra l'altro dal trio Axel, Xavier e Austin. Però vi dico già che a fine episodio andremo nell'area, anzi torneremo in Giappone per occuparci di un paio di porte. Ho comprato le chiavi che sono scaricabili tramite download dati da internet. Potevo farlo a fine gioco, ma preferisco farlo adesso, così ci togliamo il pensiero. Anche perché nel club di calcio della Raimon c'è una tattica importante. Però vediamo intanto di andare avanti, poi alla fine episodio vediamo cosa c'è. Che piacere rivedere Frost tra noi. A quanto vedo è impaziente di allenarsi. Beh, non mi aspettavo altro. Perfetto, allora alleniamoci subito, senza indugiare oltre. È veloce, è comparso dal nulla. Sì, è arrivato. Tutto questo, mo. Che colpo di scena, Sean è tornato. O forse dovrei dire, è tornato più forte di prima, è più veloce e ancora più forte nei tiri. Con lui diventeremo imbattibili. Il nostro prossimo avversario sarà l'Unicorno, la squadra degli americani. Validi sia in attacco che in difesa, annoveranno tra le proprie file alcuni dei giocatori più in gamba del torneo. Sono avversari temibili. Beh, ogni squadra in cui giochino Eric e Bobby deve essere difficile da battere. Esatto, erano entrambi in ottima forma quando hanno battuto l'Inghilterra. L'Inghilterra ha subito due sconfitte. Ma chi sono Eric e Bobby? Oh, che sbarato, tu non li hai mai incontrati, Cammy. Erano giocatori della Raimon. Li conosco fin da bambina, da quando vivevo in America. Direi che potrebbero essere definiti amici di infanzia. Amici di infanzia, dici? Forza Sean, tira un'altra volta, ti voglio in forma smagliante. Mark. Cos'è questa sensazione che provo? Ogni volta che guardo Mark, io... trema. Che succede, Cammy? Tua espressione è cambiata all'improvviso, sembri nervosa. Sto bene, tranquilla. Voglio solo guardarli ancora un po' mentre si allenano. O forse no, meglio, che dici? Cam, cerca di non strafare. Non fa nulla. Le manager in realtà non fanno nulla. Stanno lì a guardare voi che giocate. Cioè, non è che fanno altro. Se vuoi un passaggio, salta su, ti porterò sulle spalle. Mark, io... oh. Ti porterò a cavalluccio. Coraggio, salta su. Mi gira la testa. Mi manca così poco per ricordare. Cam Cam! Che è successo, Hillman? Va bene ragazzi, per il momento basta così, facciamo una pausa così saremo freschi e riposati per l'allenamento pomeridiano. Come sta Cam Cam? L'allenatore Travis l'ha portata in ospedale, giusto? Anch'io sono preoccupata per lei, soffre di capogiri da un po' di tempo, ma questo malore è stato molto intenso. A volte non era così seria. Sembra che ci sia qualcosa che la turba. La Cam Cam che conoscevo era sempre così allegra e vitale. La Cam che conosco io non mi sembra proprio il tipo allegro e vitale. Mark, forse mi sbaglio, ma la Cam Cam di cui parli sembra una persona molto diversa da quella che conosciamo. Ah... forse per voi è così, ma per me Cam Cam è rimasta sempre la stessa. Non so perché, ma con lei accanto sento di non temere i rivali. Da piccolo pensavo solo a correre dietro a pallone. Niente poteva fermarmi e nessuno mi faceva paura. Voglio dimostrarmi all'altezza di quel piccolo e intrepido Mark. Ecco come mi sento quando c'è Cam Cam. Beh, sembra proprio che tu e Cam abbiate tanti ricordi in comune. Deve essere bello. Mark, abbiamo ancora del tempo libero prima che cominci l'allenamento. Vuoi andare a trovare Cammy in ospedale? Credo che si possa raggiungere l'ospedale passando dal centro di Liokot. Su, andiamo! L'ospedale di Liokot. Beh, a parte questo, non mi sembra che ci sia altro da fare lì. A parte andare a trovare Cammy. Va bene, andiamo. Liokot Hospital. Ah, ecco Travis. C'è altro prima da vedere qui sotto? No? Niente strumenti, uffa. E invece sì, c'è qualcosa. Parliamo con Travis, dai.
Allenatore Travis, come sta Cam Cam? Ha bisogno di riposo e di tranquillità, meglio non disturbarla. È una cosa grave? Non sono affari vostri. Tornate al campo di allenamento, subito! Ci picchia. Allenatore Travis sembra preoccupato. Spero che Cammy stia bene. Grazie, dottore. È meglio che vada adesso. Che cosa? Grazie, dottore. Oi! Ah, è vero, Eric. Oh, che problema che c'è con Eric. Però alla fine si risolve tutto. Ma quello era... era... Eric? Non ha senso stare qui a perdere tempo. Potremmo andare ad allenarci un po'. Che ne dici, Mark? Eh? Dove è finita Silvia? Hai ragione, se n'è andata. Eppure era qui fino a un minuto fa. Beh, non mi sembra il tipo che ama gironzolare da sola. Potremmo chiedere aiuto a qualcuno. Dov'è Silvia? Informati in ospedale? Addirittura informarmi in ospedale? Ecco, ecco, proprio guarda. Parli del diavolo. Cosa fate qui, ragazzi? Potremmo farle la stessa domanda, allenatore Eman. Siamo venuti a trovare Cammy. Non ho visto Silvia da queste parti, per caso non riusciamo a trovarla. Silvia, state cercando una vostra amica? Ho appena incrociato una ragazzina che diceva qualcosa sull'aria americana. Forse è la persona che cercate? L'aria americana? Un momento, pensate che Silvia sia andata lì? Perché avrebbe dovuto andare nell'aria americana? Scomparire senza dire una parola? Non è da lei. Strano. Dobbiamo vederci chiaro in questa faccenda. Andiamo nell'area americana. Invece io vorrei accedere all'area italiana. Non posso andarci, sapete? Ai ai ai. Povero vecchio Hillman. Signor Hillman, si sente bene? Dovrebbe proprio riposare un po'. Dovrebbe proprio riposare un po', ma... Chi? Io? Sto bene. Sono sano come un pesce. Sì. Sano come un pesce, tutti lo dicono, fino a che non mi stramazzano a terra. Bene, andiamo allora nell'area americana, ma la verità è che vorrei andare nell'area italiana. Perché c'è un giocatore molto importante lì, oltre ai Detoshi. Nell'area americana c'è uno sfascia carrozze? Davvero? Non me lo ricordavo proprio che c'era uno sfascia carrozze. Classico, classico proprio, un classico. O forse, vabbè, un'officina meccanica, sapete, le classiche officine americane. Allora è questa l'era americana? Non è male, anche se speravo di vedere qualche grattacielo. A me non dispiace lo stile americano. Questa diciamo che è più una zona tipo Texas, dove non ci sono proprio grattacieli grandi. Sembra il Texas, a dire il vero. Sentite questo profumino di hamburger, comincio ad avere un certo languorino. Ma insomma, Jack, questi sono a riempirti la pancia, siamo qui per cercare Silvia. Giusto, Silvia deve essere da queste parti, andiamo a cercarla. Siamo venuti apposta a cercarla, Mark. Ma prima, gli strumenti, come sempre. Scarpignalati, qui c'era un altro, ehi. Calcio stordente 2, oh, addirittura. Peccato che sia molto limitata la zona. O meglio, intendo ai lati, è molto limitata. E nulla. Nella squadra americana, ok. Aspetta però, preferisco andare un attimo di là e poi a destra. Attenzione, una sfida. Ecco, allora, scendiamo e andiamo a destra. Infatti sì, ci potevo andare, infatti. Ma qui c'è un altro tizio. Ah, più avanti c'è la discarica, quindi la discarica proprio. Ma no, perché repair, vedevo. Repair, dico, sai, repair. Puoi allenare l'attacco. Ah, però, puoi allenare l'attacco. Interessante. Vediamo un po', ci sarà qualcosa di interessante qui. A parte la macchinetta che potrebbe darmi giocatori forse abbastanza interessanti, ma non ci tengo a scoprirlo per ora. C'è Viva Pengigo che potrebbe avere qualcosa di interessante per equipaggiare i nostri giocatori. I guanti Codifier Dragon sono i più forti che ci sono. Io tendo poco ad equipaggiare bracciali e fasce perché alla fin fine quello che conta è le tecniche che usi e quindi non ci bado molto a sta cosa, però potrebbe essere utile equipaggiare, eh. Ma prima il classico salto dalle del tutto tecniche
Formazione V. Ah, ok. Doppio calcio per spaziale. Volo della Fenice. Wow. A questo punto direi che abbiamo visto tutto quanto, quindi parliamo con Bobby. È ovvio che sia lui. Bobby, sei qui anche tu. Ciao Mark, ragazzi. Che ci fate qui? Non sembra di sosta rivederci, Bobby. Scusate, non volevo essere scortese. Mi avete solo preso alla sprovvista, tutto qui. Devo scusarmi per non avervi detto che sono entrato nella squadra americana. Tranquillo, Bobby. Siamo comunque felici di vederti finalmente incontrato di nuovo. Bobby, per cosa hai visto Silvia girarsi nei dintorni? Eravamo con lei in ospedale e a un certo punto è scomparsa. Cosa? Ospedale? Tutto bene, Bobby? Sto bene. In realtà anch'io stavo cercando qualcuno. Eric, è quasi ora di allenarsi, ma sembra svenuto nel nulla. Che ne dite se uniamo le forze e li cerchiamo insieme? Ui, Bobby viene con me. Perfetto. Dov'è Silvia? Cercherà nell'area americana. Vediamo un po', non è niente. Può essere che stiano qua nella discarica? Sì, eccoli. Eric, Silvia, eccovi qui. Ciao ragazzi. Allora eri con Eric, eh? Sei andata via senza dire niente, eravamo in pensiero per te. Mi dispiace. Bobby, hai portato qui Mark e gli altri. Non è che gli hai raccontato quella cosa? Avanti, Eric, sai bene che non lo farei mai. Sono venuti qui per cercare Silvia. Ah, ok, chiaro. Ehi, Eric, ho visto la tua partita contro l'Inghilterra l'altro giorno. Hai giocato alla grande. Sembra quasi che da quando sei tornato in America tu sia diventato ancora più bravo. Non vedo l'ora di giocare con te. Grazie, Mark. Anche sono impaziente di giocare con voi. Farò mio modo di giocare una grande partita. Sarà un evento memorabile. Lo conserverò per sempre tra i miei ricordi più preziosi. Sei sicuro di stare bene, Eric? Forza, non possiamo stare qui con le mani in mano tutto il giorno. L'allenamento sta per cominciare. Ascoltami bene, Mark. Noi non perderemo. Daremo il massimo e vinceremo la partita. Sappi, Eric, che neanche noi abbiamo intenzione di essere sconfitti. Bene, allora. Silvia, pensa a quello che ti ho detto, d'accordo? Lo farò. Che cosa ti ha detto Silvia? Bene, torniamo nella nostra area adesso. Dobbiamo metterci sotto con gli allenamenti per battere la squadra di Eric. Eh sì, la prossima partita è contro l'America, la Unicorn. Bobby, aspetta un momento. Silvia, cosa c'è? Qual è il problema di Eric? Gli è successo qualcosa di brutto? Sono preoccupato per lui. Credo mi stia nascondendo qualcosa. Tu non sai niente a questo proposito, giusto? Chi? Io? No, a me sembra sempre il solito Eric. Sei tu che stai violando quella fantasia. Oh, come dici tu? Beh, scusa se ti ho trattenuto. So che devi andare ad allenarti. Caspita, mi dispiace Silvia. Ma devi capire che non ne posso parlare liberamente. E beh, insomma, si è capito che Eric ha un problema di una qualche natura particolare. Oh, bene, così mi compro anche un biglietto fuoco e neve, che è una partita molto importante, molto importante. Poi la vedremo più in là. Eccoci qua, siamo pronti. Oh, attenzione, Dylan e Mark, in teoria. Kids, a quanto pare abbiamo mancato di poco. Non è proprio il nostro giorno fortunato. Dove è andato Eric? Pensavo potesse trovarsi qui nell'era giapponese, ma sembra che ce lo siamo fatti sfuggire. Ehi amico, tu sei Mark Evans in carne e ossa, vieni qui fatti vedere. E che è italiano? Tipo, vieni qui fatti vedere, così parlano gli italiani. Pianta Dylan, finirei per sedurare quel povero ragazzo. Scusa amico, mi sono lasciato trasportare dall'entusiasmo. Ho sentito Eric parlare di te e volevo tanto incontrarti. Eric, eh? Allora voi siete i compagni di squadra di Eric Eagle, giusto? Hai indovinato, mi chiamo Dylan Kids e gioco dell'unicorno della migliore squadra americana. Io mi chiamo Mark Kruger. Ah, si chiama Mark anche lui allora? Sono confuso io allora. Io mi chiamo Mark Kruger e sono il capitano. Avete detto che state cercando Eric? Noi l'abbiamo appena incontrato nell'area americana. Eravate con Eric? Cavoli!
Allora abbiamo mancato per poco. Quindi anche voi state dando il massimo in allenamento? Eric è concentrato come non mai. Ma forse lo sapete già. Sì, sarà una partita memorabile, me lo sento. Beh, faccio sempre del mio meglio, ma questa è un'occasione speciale. Eric e Bobby sono tra i nostri migliori amici e ce la metterò tutta contro di loro. Ehi, ora sì che parliamo la stessa lingua, amico. Sta cominciando a gasarmi. Ma sappi che la nostra squadra non si basa solo su Eric. È il gruppo che conta. Proprio così. Siamo tutti molto concentrati su questa partita. Giocheremo alla grande, puoi contarci. Ci vediamo! Quindi quello era Mark Evans. Eric e Bobby dicevano sul serio. Quel tizio è davvero speciale. Eric non è in vena di scherzare, si sta impegnando come non mai. Penso che voglia proprio battere Mark. Lo capisco bene, avanti Kruger, dobbiamo farcela. Contaci Dylan. Contaci, 1 e 2. Avanti, andiamo ad allenarci. Dobbiamo battere l'unicorno. Qualcosa preoccupa Silvia. Mark, sono piuttosto preoccupata per Silvia. Deve essere in pensiero per qualcosa. Sembra sempre così distante e assorta. Perché non provi a parlare con lei dopo l'allenamento? Se andrei a parlarle, forse ti dirà cosa c'è che non va. Qualcosa non va, parla con Silvia dopo l'allenamento, invece no, ci riparla adesso. Che succede? Silvia, che succede? Mi sembri preoccupata per qualcosa, di che si tratta? Chi? Io? Oh, sono solo un po' stanca, non badare a me. Avresti dovuto dirmi che eri stanca, tranquilla, penserò io a sistemare qui. Grazie Mark. In effetti, il problema è che... Bene, penso di portare questo negli alloggi. Ci vediamo dopo. Oh, se n'è andato. Eric. Perché me l'hai chiesto? Perché? Eric, che succede? Perché mi hai portato nell'aereo americana? E perché non hai voluto che avvertissi gli altri? Scusa Silvia, devo dirti una cosa importante, in privato. Ecco, il fatto è che... Cioè, quello che cerco di dirti, Silvia... Sì, di che si tratta? Dopo questo torneo, ho intenzione di unirmi alla squadra giovanile di un club professionistico. Wow, allora è questa la notizia! Sapevo che avevi qualcosa in serbo, ero così preoccupata per te. È una splendida notizia, congratulazioni! Adesso intendo vincere questo torneo prima di entrare nella mia nuova squadra. Beh, quando farai il tuo debutto da professionista sarò lì a fare il tifo per te. Silvia. Questa nuova squadra gioca in America. Questo significa che dovrò lasciare il Giappone. E vuoi sapere qual è la prima cosa a cui ho pensato quando ho capito di dover partire? Silvia, sei tu. Ho pensato a te. Oh! Silvia, so bene quando tu tenga a Mark, ma non posso fare a meno di pensare di volerti al mio fianco, di averti lì con me a incoraggiarmi e supportarmi. Silvia, voglio che tu venga in America con me. Eric! Eric, Silvia, eccovi qui! E poi siamo arrivati noi a interrompere l'idillio. Cosa sarebbe successo se Mark e gli altri... non fossero arrivati proprio in quel momento. Vuole andare in America con me, ma io... cosa voglio? È lui la persona con cui voglio stare? Bene, questa dovrebbe essere l'ultima divisa da riportare negli alloggi. E via. Non era l'Eric che conosco, mi sta nascondendo qualcosa. Entrare in un club professionistico è una splendida opportunità per lui. Ma cos'è questa strana sensazione che provo? Lo so, purtroppo non è bello quello che sta succedendo. Non per Eric almeno. Ehi. Ecco tornare il nostro valoroso capitano. Cosa turba la nostra Silvia? Sembra piuttosto affaticata. Senza Silvia e Cammy a supportarmi dovrò moltiplicare i miei sforzi da manager. Mark, la partita contro l'America si avvicina. Mettecela tutta, so che puoi farcela.
Aspettami, Celia! Il mio gioco tattico e la mia raffinata competenza calcistica sono sempre a tuo servizio! Ehi, aspetta! D'accordo, ce la metterò davvero tutta! Alcuni giorni dopo, la squadra americana si prepara per la partita. Ok ragazzi, basta così. È meglio non affaticarsi troppo. Domani dobbiamo farci trovare pronti contro Inazuma Japan. Ho già fatto furore, Eric! Sembrerebbe che tu non veda l'ora di giocare la partita di domani. Ah beh, domani non sarà una partita come tutte le altre. Quindi non vuoi che tu e i compagni abbiano la meglio, eh? Beh, stai tranquillo, saremo all'altezza, Eric. Grazie. Oh. Ai, ai. Eric, stai bene? Non posso perdere. Non devo. Non ti strapazzare troppo, Eric. Il tuo corpo potrebbe non reggere lo sforzo. Che intendi dire? Silvia, che ci fai qui? Continuo a preoccuparmi per Eric. Qual è il suo problema? Devi dirmelo. Silvia. Quindi Silvia viene a sapere quello che succede. Finalmente arriva il giorno della partita contro l'America. Senza una vittoria oggi sarà molto difficile per voi andare avanti in questo torneo. Voglio che giochiate questa partita come fosse una questione di vita o di morte. Chiaro? Bene, potete andare adesso. Credo di dover andare in bagno. Calmati, Jack. Tutto il duro lavoro che hai fatto in allenamento darà i suoi frutti, vedrai. Il grande giorno è arrivato. Finalmente sfideremo Eric e gli altri. Non sto più nella pelle. Che ti prende, Silvia? Dai, abbiamo bisogno di concentrarci sulla preparazione della partita. Camelia è ancora in ospedale. E ciò significa che tutta la responsabilità ricade su di noi. Il successo della squadra è a rischio. Oh, sì, mi dispiace. Hai ragione. Devo rimanere concentrata sulla partita. Dopotutto sono la manager degli Inazuma Japan. Quando sei pronto a giocare, vai allo studio del pavone. È lì che si giocherà la partita. Lo studio si trova sull'isola del pavone. Puoi raggiungere il rapporto di Liokot. Si salpa per l'isola del pavone. Vai a porto. Bene. Una partita importante sta per avere inizio. Ebbene, finisce qui anche questo video di Inazuma Eleven 3 Lampo Folgorante. Io come sempre spero che vi sia piaciuto il video. In descrizione vi ricordo i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.